La prima metà di questo secolo si è chiusa con le ultime cannonate di una guerra che ha lasciato ricordi dolorosi sul nostro suolo, cicatrici non ancora rimarginate, tragiche rovine su cui ancora non si è abbattuto il piccone e che si circondano di attonito silenzio. Ma il lavoro ha ridestato il canto delle macchine, ha ridestato nelle campagne l'alacre attività dei contadini, ha seminato e raccolto nelle buche delle bombe. Giorno per giorno il popolo vuole costruire un avvenire più lieto all'infanzia nata tra gli scoppi e i lamenti. La pace è tornata ad essere il primo bene, il bene di tutti, il primo diritto delle genti. Per questo bene, in difesa della pace, un grande giornale si batte quotidianamente, sostenuto da centinaia di migliaia di amici, da milioni di lettori, l'Unità. La sua voce è la voce del lavoro, della pace. Come nasce questa voce? Essa viene raccolta sulle labbra di tutti. Ogni giorno i redattori e i cronisti dell'Unità raccolgono la voce del popolo. I suoi fotografi fissano nelle immagini la realtà della vita del popolo nelle città e nelle campagne. Le aspirazioni della gente semplice, la necessità dei lavoratori vivono nel ticchettio delle macchine da scrivere, nel ronzio elettrico delle telescriventi che ricevono notizie da ogni parte del mondo, attraverso la cuffia dei telefonisti diventano piombo, inchiostro, carta e la rotativa compie il ciclo. Il fatto del giorno è diventato un titolo, un articolo, una colonna del giornale. L'onorevole Luigi Longo presiede qui una riunione del Comitato Nazionale degli Amici dell'Unità, a cui prendono parte il senatore Pietro Secchia, l'onorevole Giancarlo Paglietta, i direttori delle quattro edizioni, i senatori Cappellini e Montagnana e il segretario generale degli Amici Terenzi. Si prepara il programma del mese della stampa democratica, che ogni anno stringe attorno all'Unità milioni di italiani. Ogni anno gli amici dell'Unità si pongono nuovi compiti e lavorano per realizzarli perché l'Unità possa giungere in tutte le famiglie italiane. Migliaia di diffusori volontari percorrono ogni domenica le strade delle nostre città per diffondere l'Unità. Conquistano pazientemente nuovi lettori, nuovi amici e ogni domenica aggiungono nuovi nomi all'elenco dei loro abbonati. Una ragazza dal barbiere? Sì, ma non è per la permanente questa volta. La voce degli strilloni moltiplica la voce dell'Unità, la fa giungere nei vicoli popolari, sui mercati, nei caffè, dovunque. Ecco un gruppo di amici dell'Unità che parte dalla città in bicicletta per portare il giornale nei villaggi della campagna. In questo stesso momento, centinaia di gruppi come questo inforcano le biciclette. Di cascina in cascina, di casolare in casolare, essi sono i messaggeri dell'Unità. Una staffetta dell'Unità non si accontenta di vendere il giornale. Qualche volta, come in questo caso, lo legge essa stessa ai suoi clienti. In molti villaggi dove gli analfabeti sono numerosi, gli amici dell'Unità organizzano letture collettive. Ma la settimana non è fatta tutta di domeniche. Anche nei luoghi di lavoro, ogni giorno, l'Unità è attesa come un amico. Nelle fabbriche, nelle grandi aziende agricole, come nella fornace che vedete, gli amici dell'Unità si incaricano di non far mancare ai lavoratori questa voce amica. Di carrello in carrello, lungo le sterminate file di mattoni, l'Unità porta rapidamente in ogni angolo della fornace una voce di giustizia.
Nella quiete del sanatorio, mentre ritemprano le loro forze fisiche, gli ammalati si tengono a contatto con l'esterno leggendo e discutendo l'unità. Il legame con il mondo, con le sue lotte e con i suoi desideri, aiuta questi uomini a lottare contro il male e a vincerlo. Ma mille sono i legami con cui questi e tanti altri uomini si stringono intorno al loro giornale. Ecco le cedole per gli abbonamenti domenicali. Il lavoro e le esperienze di un anno di attività vengono discussi nei congressi degli amici dell'unità, che si tengono ogni anno in tutti i centri provinciali. Il bilancio delle manifestazioni, delle realizzazioni e delle iniziative è sempre ricco. I congressisti preparano inoltre i programmi per il futuro. Gli amici dell'unità sono stati presenti quest'anno al Giro d'Italia, che per le macchine dell'unità si è trasformato in giro di trionfo. L'unità ha mietuto applausi quanto gli assi più famosi. Le folle l'hanno salutata a modo loro come l'asso dei giornali. Macchina con gli inviati dell'unità, il senatore Pastore Attilio Camoriano. Al termine di certe tappe la macchina era infiorata come una carrozza nuziale. L'unità non si accontenta di seguire gli avvenimenti sportivi e di darne resoconti informativi e precisi nelle sue cronache. L'associazione Amici dell'Unità ha organizzato quest'anno migliaia di competizioni sportive, dando ampio sviluppo allo sport popolare. Il palio dell'unità è stato disputato nei luoghi più impensati, come su questa spiaggia, dove podisti, pugilatori e nuotatori combattono sportivamente. Il lavoro degli amici dell'unità, che accosta giorno per giorno sempre di più il giornale alla vita del popolo italiano, culmina ogni anno nella preparazione delle feste dell'unità, che da un capo all'altro della penisola chiamano a raccolta milioni e milioni di uomini e di donne, di giovani, di vecchi e di bambini. Per un mese, il mese di settembre, la grande famiglia dei lettori dell'unità si raduna gioiosamente nei parchi, nei giardini, lungo i laghi e i mari della nostra patria, e offre una visione di tranquilla forza e di serenità dalla quale possiamo trarre buoni auspici per un gioioso avvenire di pace.